nella vita i giorni non sono tutti uguali, i tempi non sono tutti uguali, come dicevo all'inizio, ci sono dei tempi particolari e dei giorni particolari. Noi abbiamo un'unica parola per dire il tempo. I greci avevano almeno due parole, ma neanche di più. Una è quella del Cronos, il tempo che passa, del dio Cronos che mangia i propri figli, perché mangia continuamente. Lo stesso momento in cui, diceva Sant'Agostino, io te lo dico, il tempo è già passato. E questo è quello che capita ogni giorno, quello che vediamo che purtroppo anche ci sfugge, è quello che se diciamo che ora è, non è più quella perché è già passata. E poi c'è il tempo, ci sono dei tempi particolari, degli episodi, dei momenti particolari, che in greco si chiama kairos, e che sono significativi. Un tempo speciale della nostra vita è il tempo della nostra nascita, il tempo magari di alcuni momenti importanti della nostra vita, può essere magari il primo giorno di scuola o il primo incontro con una persona che uno si ama, per chi è sposato, o un momento, il giorno del matrimonio, oppure il primo giorno di lavoro. Ci sono dei tempi particolari. Purtroppo ci sono anche i tempi fissi, che sono quelli brutti, come quelli della malattia o della morte. Ecco, il Vangelo di oggi ci dà, e anche la prima lettura, perché la prima lettura e il Vangelo sono collegati, mentre la seconda lettura, che meriterebbe anche di essere commentata, però la seconda lettura del tempo ordinario va avanti per conto suo con una lettura continua. Ebbene, cioè, si parla di un tempo speciale, di un tempo che è significativo. Nella notte, ecco la prima lettura, il Signore chiamò Samuele, e nel Vangelo Gesù si voltò e dice: venite e vedrete. Erano le 4 del pomeriggio quando stettero con lui. Ecco, sono tempi particolari. E possiamo partire dalla prima lettura. Il protagonista è Samuele, profeta, sacerdote, artefice di un complesso passaggio dall'organizzazione trimale a un'organizzazione più complessa, quella regale, che avvenuta intorno al 1030 a.C. fino a con Saulo e poi Davide, la transizione proprio della monarchia unitaria di un re che rappresentava l'autorità di Dio e che unificava tutti. E però questa Samuele era il figlio di Anna, questa donna che non poteva avere bambini, e che forse chi ha seguito un po' il tempo di Natale, dell'Avvento soprattutto, un giorno è nel Tempio di Silo, che è 20-30 km a nord della Cisgiordania attuale, a nord di Gerusalemme, era il Tempio che per 300 anni è stato il Tempio di Silo. Ebbene, lì piangeva, il sacerdote Eli l'aveva rimproverata, lei aveva detto che era angosciata perché non poteva avere bambini, e fa una promessa: se avrò un figlio lo donerò al Signore. E difatti poi avrà questo figlio, Samuele, e quando era ancora ragazzino, anzi la Bibbia dice che è svezzato, lo portò al Tempio da Eli, e quindi Samuele viveva nel Tempio e mangiava e dormiva lì. La prima lettura dice che quando la lampada dell'arca non era ancora spenta, il giovanissimo Samuele era addormentato, un sonno semplice, sereno, e ragazzini, non c'era la televisione, non c'era il telefono, non c'era nient'altro, dormivano. Ebbene, Dio arriva di notte, arriva quando a chiamare Samuele, e quella notte cambierà tutto. Samuele non capisce chi è che lo chiama, pensa sia Eli, il sacerdote. E anche Eli all'inizialmente disorientata, questo qui sente le voci, potremmo dire. E poi alla fine Eli dice: se ti chiama ancora, di parla al Signore, che il tuo servo ti ascolta. E Samuele diventerà poi un grande profeta, come abbiamo già detto. E quella notte Samuele, anche se è ancora un ragazzino, diventerà una persona nuova, e all'alba sarà una persona nuova, diversa.
È un po' come capita anche, è capitato a Giacobbe sulle sponde del fiume Yabok, nel libro della Genesi, che dice al mattino, dopo aver lottato tutta la notte, al mattino una persona nuova. Ecco, poi c'è il secondo racconto, il Vangelo, la vocazione di Giovanni e Andrea. Giovanni è colui che scrive, Giovanni l'Evangelista. Ci sono due Giovanni, c'è Giovanni Battista, che era lì, e Giovanni Evangelista, che era un ragazzino, quanti 15-16 anni, insieme con Andrea, erano discepoli di Giovanni Battista. Ma quando passa Gesù, Giovanni Battista indica e dice: ecco l'agnello di Dio, è lui il Messia. E così Giovanni Evangelista e Andrea vanno dietro e gli chiedono, e Gesù si accorge che vanno dietro, cioè diventano discepoli. Un discepolo deve andare proprio dietro. Che cosa cercate, Rabbì? Rabbì vuol dire maestro, traduce, però vuol dire, era anche un modo così onorifico del dire signore, potremmo verso una persona importante. Dove dimori? C'era una traduzione vecchia, si traduceva dove abiti. In realtà né uno né l'altro riescono a esprimere bene, cioè chi sei, cosa fai. E allora Gesù non dà nessuna spiegazione, dice venite e vedrete. Andarono e videro dove egli abitava, dimorava, e rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio, ecco un tempo. Per Samuele è la notte, per Andrea e Giovanni è le 4 del pomeriggio. E quando Giovanni scrive, sono passati molti anni, oltre 50 anni dopo, si ricorda ancora in modo preciso quell'ora particolare. E questo per dire che ci sono dei tempi speciali nella vita. E quindi c'è poi un aspetto particolare, soprattutto in questo brano di Vangelo, potremmo dire gli sguardi. Provate a notare dove c'è Battista, il Battista fissa lo sguardo su Gesù. Fissando lo sguardo su Gesù, quindi gli occhi, guardate il movimento degli occhi. Gesù si volta e vede i due che lo seguono. E cosa dice? Venite e vedete. E poi questi vedono dove lui abita e ricordano l'ora. E poi quando vanno via, incontrano, quindi vedono anche, egli incontrò per primo il fratello Simone, abbiamo trovato il Messia, ecco, vede suo fratello. Ecco, tutto un gioco di sguardi e di occhi che è importante, non è solo perché è un modo di dire, ma è importante perché diventa anche un progressivo cammino nel saper vedere. Noi nella vita a volte passiamo vicino a delle persone e non li vediamo neanche. Ci sono delle persone che non vedono mai niente, vedono solo se stessi o quello che hanno in mente. C'è chi invece vede solo quello che vuole. Pensate a provare magari, se guardate, adesso si va su internet oppure sui giornali, c'è chi va a guardare solo la pagina sportiva, chi guarda quella politica, chi guarda quella magari dell'oroscopo, adesso è un po' in ribasso l'oroscopo, o chi guarda, ecco, chi ti passa accanto, scusa, non ti ho visto, ti batte contro, ma non ti ho visto. Ecco, vedere è importante, non è solo vedere così, ma è qualcosa di fissare lo sguardo, fissando lo sguardo su Gesù, dice il Vangelo. E questo è un secondo elemento. Ci sono momenti dell'ora particolare, dei momenti particolari in cui il Signore si fa presente nella nostra vita. Ci sono momenti particolari in cui noi siamo chiamati a vedere, non solo con gli occhi, ma anche col cuore, diceva il piccolo principe. Ma c'è ancora un altro aspetto. C'è l'aspetto di seguire, questo rimanere, si fermarono, è un modo di seguire la persona, cioè non solo vedere,
ma cercare di andare oltre, cercare di capire, cercare di entrare dentro e di sapere chi è. E tutto questo fa sì che le persone restano cambiate. Dicevo all'inizio che Samuele, dopo che il Signore l'ha chiamato, era una persona nuova, come è stato Giacobbe, che dopo aver lottato la notte sul fiume Jabbok è una persona nuova. Lo stesso Pietro, Gesù gli cambia nome, da Simone diventa che fa? Pietra, roccia, Pietro. E ancora un altro aspetto che i due racconti hanno in comune delle persone. Samuele sente la voce, ma ha bisogno di qualcuno che lo aiuti a capire. Non riesce a capire da dove viene questa voce, questa chiamata, che lo chiama per nome. Ha bisogno del sacerdote Eli, che lo aiuta a capire. E così anche i due discepoli hanno bisogno di un intermediario, che è Giovanni Battista. Erano lì, certamente hanno visto anche loro Gesù passare, ma Giovanni Battista vede oltre, vede che Gesù, quel Gesù di Nazareth, che poco prima avevamo visto anche farsi battezzare nel Giordano, secondo Giovanni è il Messia, ecco l'agnello di Dio. Ecco, abbiamo bisogno che qualcuno ci aiuti a vedere. Così è stato anche per Pietro, che ha bisogno di suo fratello Andrea, che gli ha spiegato, ha detto: abbiamo trovato il Messia. Ecco, nella nostra vita noi abbiamo bisogno anche degli altri, abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a camminare. Noi nella nostra vita siamo entrati nella vita cristiana attraverso il battesimo, abbiamo fatto un cammino, abbiamo bisogno però che c'è qualcuno che ci aiuti a camminare nella direzione giusta e ci aiuti anche a capire, a leggere. Ecco, allora essere nella chiesa, nella comunità, non essere soli, ma camminare insieme con altri che credono come noi, che a volte fanno anche fatica, però vanno avanti. Abbiamo bisogno proprio che qualcuno ci aiuti a realizzare noi stessi il progetto che Dio ha su ciascuno di noi. Dio non ce lo dà scritto, Dio ci dà del materiale, ci dà le nostre doti, le nostre capacità, i nostri pregi, i nostri difetti, ma che cosa vuole da noi non lo sappiamo, ce lo fa scoprire ogni giorno e abbiamo bisogno anche che il Signore ci aiuti attraverso altre persone. E io penso che tutti noi abbiamo avuto bisogno di qualcuno che ci ha aiutato, se è stato veramente una persona buona. Abbiamo bisogno però di sapere capire, entrare nel progetto di Dio, e questo non è così facile. Volevo raccontarvi un episodio che certamente lo conoscete già, di Don Bosco. Anche lui ha avuto bisogno di un ragazzino per capire che cosa avrebbe potuto fare. Quando Don Bosco è diventato sacerdote, c'erano molti sacerdoti, non c'era adesso la penuria di preti, e quindi bisognava cercarsi un lavoro, cercare un modo, di chi faceva il cappellano di corte, dei signori o altri. Don Bosco aveva questa vocazione, invece di andare, visto che lui ha sofferto la povertà, l'umiliazione, di andare verso gli ultimi, ma un po' come anche il Cottolengo, non riusciva a trovare la sua strada. Pensate che era stato anche fatto rettore del seminario di Giaveno, ma è stata un'esperienza negativa. Eppure uno direbbe: ma proprio adatto al seminario di Giaveno, era un seminario minore, quindi il seminario dove ci sono i ragazzini delle medie, era tutto per lui. Eppure è stata un'esperienza negativa. Ma un mattino, potremmo dire l'episodio, sai fischiare. Un giorno era un giorno particolare, l'Immacolata, l'8 dicembre del 1841, quando sente un trambusto nella sacrestia, il sacrestano che prende con il bastone della scopa un ragazzino, perché si è infilato in sacrestia e non è capace, adesso io ve la faccio corta, ma andate a cercarla che è molto bella, e non è capace di servire. Ha detto: cosa ci viene a fare qui? Lo chiama bestione addirittura e lo sta mandando via. E Don Bosco interviene, lo fa richiamare
E poi gli chiede diverse cose, gli dice: sai leggere e scrivere? No. Sai cantare? No. E il ragazzo, asciugandosi gli occhi, racconta a Don Bosco, mi fissò meravigliato, rispose: no. Allora Don Bosco dice: ma sai fischiare? E Bartolomeo, così si chiamava quel ragazzino, si mise a ridere. Avevo cominciato a stabilire un rapporto con lui. E poi gli chiede se ha fatto la comunione, si è confessato. Lui non ha fatto niente. Poi gli dice: perché non vai al catechismo? Perché mi prendono in giro, perché sono troppo grande, perché non so le risposte. E dice: ma se facessi io il catechismo, verresti? Molto volentieri. Anche in questo posto, sì. Bartolomeo dice: purché non mi prendono a bastonate. E così inizia l'oratorio di Don Bosco. Ecco, ha bisogno stranamente di questo ragazzino per trovare la volontà di Dio per cominciare. Allora pensiamo allora alla nostra vita, alla nostra giornata, il nostro senso della vita, e cerchiamo di capire dove il Signore ci parla. Forse ci parla magari non dall'altare, non ci parla dalle persone più famose, ci parla anche dalle persone più umili e in maniera più inaspettata, ma il Signore ci parla, sappiamo ascoltare.